Amici, ciao! Il video che state per vedere l'ho girato il mese scorso e vi volevo avvertire. Praticamente ho girato quel video, poi mi sono sentita male e non l'ho più montato, però siccome è pieno di cose kawaii e divertenti, ho pensato che sarebbe stato comunque carino per l'estate mettere questo video. Soprattutto perché in questo video uso Google più, no, si chiama Ok Google, ed è un assistente che possono mettere tutti quanti, quindi ci potete giocare anche voi. Ok Google tocca vertici di deficienza particolarmente alti. E questa cosa mi fa sghignazzare tantissimo. Ad esempio, vi faccio vedere una cosa. Ok, Google, cantami una canzone. Questa canzone è un po' sottotono, meglio finirla con un bel suono. Ma vi rendete conto? Ok, Google, cantami una canzone. Ecco una canzone mattacchiona che non ha ritmo e melodia. Forse anche il testo non funziona, quindi adesso vado via. Ciao! Almeno fa rima. Almeno fa rima. Questo per farvi capire quanto è mattacchiona quest'app e se vi piace il video potrò continuare con i followers che comandano la mia vita attraverso magari Instagram, ma fatemelo sapere in un commento, mi raccomando, così posso sapere se vi piace o no l'idea. Ora basta blatterare, immagini. Amici, ciao, benvenuti in un nuovo video, io sono Lilla. Oggi sono successe due cose che mi hanno fatto venire voglia di accendere la telecamera e fare un video tag, ovvero Google sceglie i miei vestiti. Ebbene sì, ma non solo i miei vestiti, sceglierà un po' di cose che devo mettere in valigia, infatti sto partendo e combinazione ha voluto mi siano arrivati finalmente anche dei pacchi che avevo ordinato da Zaful, ovviamente che ve lo dico a fare, tutta roba kawaii. E quindi la mia intenzione è incrociare le dita e sperare che non scelga delle ciofeche. Prima maglia, questa che è un sacco carina, guardate, ed è ispirata a un gattino. Il cappuccio secondo me è la parte più carina. Questa è la prima maglietta, ma c'è anche la maglietta ad unicorno. E adesso andiamo a chiedere a Google che cosa devo mettere in valigia. Ehi Google, fai il test a croce? Va bene. Testa. Sono pronta per un altro test a croce. Questa volta voglio mettere queste due magliette. La maglietta del ho bisogno di caffè prima di tutto, oppure la maglietta completamente differente, piena di angurie a maniche corte, no angurie, insomma frutti tropicali, cioè, insomma ci siamo capiti. Vediamo che cosa vince questa volta. Ok Google, fai testo croce? Nessun problema. Testa. Testa! Di nuovo. Ho vinto la maglietta colorata per fortuna perché è a maniche corte e dove devo andare fa piuttosto caldo. Sto per arrivare ai pigiami, ma siccome un'esperta massima mondiale dei pigiami è Sia, voglio prima chiedere a Google se devo mettere in valigia Sia oppure Alice. Vediamo un po' che cosa esce fuori. Ok Google, fai testa croce. Assolutamente. Testa. Testa di nuovo. Sono felicissima, così non mi devo separare da Sia. È il momento più importante, quello dei pigiami. Ho comprato due pigiami. Io sono una patita appassionata folle dei pigiami e su Zaful ce n'erano mille che mi piacevano. Ah, oltretutto tutti i link kawaii sono ovviamente nell'info box, quindi non fate le pannocchiette e andate a vedere tutto quello che volete nell'info box. Questi pigiami sono tutti messi super carini, super bene e la qualità, io li ho già aperti tutti ovviamente, è super carina, ma in particolar modo mi piace tantissimo questo pigiama perché ha la mascherina come quella di Sia. E quindi fra il pigiama super pescolino e il pigiama quello con i gelatini che è super kawaii, super dolce, chi vincerà lo scopriamo tirando la monetina virtuale di Google. Ok Google, fai testa croce. Subito.
Hai fatto croce? Oh, tu hai fatto croce, ma qui è un pezzo di vestito. Evviva, evviva, ha vinto la peschina. È molto particolare e mi piace tantissimo. Era la prima volta che ordinavo da Zaful e ci sono dei tocchi che mi piacciono un sacco, tipo l'etichetta a forma di fiocchetto, cose molto... E guardate cosa non è questa borsa piena di coniglietti kawaiosi. Quante volte ho detto kawaii in questo video? Chi lo sa? Contatele voi! Li conterò anch'io e chi darà la risposta corretta penso proprio che si meriti il primo posto per sempre in cima a tutti gli altri commenti. Devo dire che ho ordinato delle altre cose da Zafulla che sono dei vestiti per l'estate e poi delle cosine un po' pizzettose e su sì, un paio di vestiti ho proprio cannato alla grande, ho sbagliato alla grande. Se siete curiosi di vederlo e avete voglia, però la prossima volta voi attraverso dei sondaggi di scegliere cosa metterò nella mia valigia, scrivetemelo qua sotto, mi raccomando, è importante perché potrebbe essere un sacco divertente. Io mi fermo qui, spero che questo video sia stato divertente oppure scoppiettante e non mi è andata male, direi, nel fare la valigia, ma ditemi anche questo se vi sono piaciuti i vestiti che porterò a Genova. Ma perché oggi sto facendo il vigile e continuo a muovermi? Non lo so. Io mi fermo qui, ma vi aspetto nel prossimo video e nel frattempo vi stringo di affetto!